Pazzesco, perché il Napoli non solo ha vinto meritatamente, ma ha letteralmente spazzato via la Juventus con risultato clamoroso. Pensate che ha fatto 5 gol alla Juventus in una partita, Juventus che nelle ultime 8 di gol subiti ne ha incassati 0. E questo già vi fa capire quello che è successo. Un Napoli devastante. Un Napoli bravo, ma anche aiutato dalla serata no della Juventus. Oggi Bremer disastroso, ma non è solo colpa di Bremer. È stato bravissimo il Napoli ad attaccare subito, a aggredire la Juventus che nei primi minuti è apparsa sorpresa da questa aggressività del Napoli. Subito gol di Osimhen e la partita si sblocca. La Juventus però risponde bene, Milik ha una grandissima chance che spreca. E Kvaratskhelia trova il gol del 2-0. Sembra finita perché Napoli sembra in controllo, possesso palla nel primo tempo superiore al 60%, Juventus che ha avuto solo quell'occasione con Milik, e invece a sorpresa sotto 2-0 Di Maria si accende e fa un bellissimo gol. E ci aspettavamo tutti un secondo tempo avvincente, un secondo tempo molto equilibrato. In realtà la Juve si distrae per un infortunio a Locatelli che è stato costretto ad uscire e quell'infortunio forse ha distratto la Juventus che ha permesso al Napoli di trovare il terzo gol. Ecco, il terzo gol secondo me ha scosso la Juventus che si è demoralizzata, non ha saputo reagire e poi è arrivata la doppietta di Osimhen 4-1 e poi il 5-1 che ha chiuso questa partita. Vittoria ovviamente nettissima, lo dice anche il punteggio, vittoria importantissima in chiave scudetto perché sì, è vero, questa vittoria non consegna lo scudetto al Napoli, ma è una risposta importantissima, è un segnale importantissimo agli altri e soprattutto la Juventus che sicuramente in queste ultime giornate non stava giocando benissimo, ma era reduce da 8 vittorie consecutive e quindi era sicuramente in grande fiducia, una squadra calda e invece il Napoli ha risposto da campione. Ha vinto una partita senza nel secondo tempo praticamente concedere niente alla Juventus. Vittoria netta, vittoria meritata, non è una vittoria a scudetto, ma sicuramente molto importante. È stato un po' criticato Kvaratskhelia nelle ultime partite perché era apparso un po' appannato, oggi non solo il gol, ma anche assist e grande prova di Kvaratskhelia, ma in generale tutto il Napoli oggi ha giocato bene, mentre dall'altra parte forse si salva solo Di Maria della Juventus. Chiesa, partito titolare male, Milik, ve l'ho già detto, ha sciupato una grande chance, gli altri si sono visti poco o niente. E invece, se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale che dobbiamo crescere. Grazie.